al cellulare qua, giusto? Nome? Elvira. Liga. È in corso un esempio di ricezione della nostra guest house Vecchi, con tutti i corsisti. Devo arrivare tra un attimino, un sms. Non un WhatsApp, un sms. Chiami il numero di questo sms, così le si apre il portone del condominio al piano 1 interno 2. Digiti il seguente codice 3849 nel tastierino presente davanti alla porta per accedere all'alloggio. La sua camera è il numero 1. Benvenuto e... Ok, quindi chiama. Fatevi avanti voi, lei vi riceve e noi siamo più dietro in modo che vediamo come funziona. Buongiorno signora. Buongiorno. Liga, benvenuta. Avete fatto un buon viaggio? Sì, ci grazie. Avete trovato facilmente? Sì, molto. Bene, perfetto. Dovrebbe esservi arrivato un messaggio con i codici d'accesso, sì, alla nostra struttura. Benissimo, adesso lo proviamo così controlliamo che funzioni, che sia tutto a posto e non avrete problemi nei prossimi giorni. Dovrà chiamare il numero da cui le è arrivato il messaggio. Così si aprirà il portone. Le darà occupato, in quel momento si apre il portone. Veramente una figata. Oh, perfetto, funziona. Hai capito? Ragazzi, posso mettere tutti? Ci siamo a un secondo, che in realtà è un po' più ameraciato. Se volete c'è anche l'ascensore, altrimenti ci sono anche le scale. Oggi fai il business. Prima cosa mostrerò la stanza così che può appoggiare i bagagli. Vi farò vedere tutta la stanza con i servizi per l'aria condizionata, accesso al balcone da qui e la televisione e tutto il resto. Dopodiché, passando di qua, vi mostrerò che c'è il wifi, quindi in questo caso wifi con password libera, wifi gratuito, servizio gratuito con anche il telefono a disposizione. Invece abbiamo la cucina, che è la cucina cucinare, tutto speciale, servizi, la nostra piccola dispensa dove lasciamo a disposizione caffè, zucchero, mi fermo qua. Mi vi do
tutela differenziata, così che chi rimane per più giorni soprattutto li può utilizzare. C'è una camera libera, quindi possiamo anche... Sì. Ok, quindi a questo punto, vabbè, vi faccio vedere la camera. Abbiamo la fortuna che qualche camera invece è già libera, come potete vedere. Che questa viene adibita sia da doppia, quindi con i guanetti separati, che eventualmente da matrimoniale, quindi con il libro congelato di matrimoniale, quindi questa è una coppia. Con appunto lo split per l'aria condizionata, il televisore, i servizi necessari. Anche quella. C'è un'altra libera, che fortuna, c'è anche la 3 libera. Sì, sono curioso. Questa è una qualità. Sono uscite per fortuna. Erano più di 10 minuti fa. TV e del clima. Quando facciamo il check-in facciamo vedere come funziona anche. Che quindi cambiate di mano. Io dico sempre io mostro che il servizio c'è, poi ovvio che mi serve praticamente non viene usato. Questo è il pezzo dell'armadio che abbiamo dato. Perché da una roccia. Le siano scariche e a quel punto diamo il disservizio perché noi non abbiamo la hall come l'hotel che vai giù, ti fai dare il telecomando, diventerebbe un problema. E mi è capitato personalmente in un hotel dove sono andata e fu lì che dissi, ecco Pietro aveva ragione. E questo è invece il famoso bagno. Sì, vi faccio vedere il bagno. Prego, prego, comodo. La realtà è molto più. Appunto, in base alla struttura in cui entriamo, la centrale, quindi in questo caso io, dobbiamo cercare di valorizzare al massimo i punti forti di quella struttura. Quindi se io vengo qua, il punto forte è sicuramente la doccia, il bagno, il doppio lavandino, quindi faccio vedere, accendiamo tutte le luci, così che sia più luminosa. Accendi più che altro sulle... Esatto, sul fatto che c'è una bella doccia grande, anche se appunto è adibita a 4-3 stanze. Però vabbè, c'è la doccia grande, il doppio lavandino, certo. Nei saponi c'è il nei dispenser c'è il sapone, in doccia c'è il bagno schiuma, tutti i servizi, insomma, asciugacapelli, li nomino tutti, così che siamo... Ma questa è quando il doppio lavandino è ampliato. Ma anche perché in qualsiasi momento l'ospite potrebbe prenotare per una persona, ma poi presentarsi per due, con due, quindi dobbiamo avere subito lì a disposizione, perché noi lasceremo di solito, se è possibile, se non sono prenotazioni all'improvviso, già la stanza al mattino pronta per, sappiamo già se arriva un ospite o due, quindi con il set di asciugamani o per una persona, se poi arrivano in tre o in due, anzi in uno, dobbiamo al momento servirli dell'altro set, quindi non puoi andare in garage. Quanti set di asciugamani avrei trovato nella 1? Ieri? Uno. Forse, bravo, perché la stanza era pronta per Silvia. Bravo, e quindi a quel punto se non c'era lo stesso. No, erano due. Erano due. Erano due? Due. Perché Giorgia è rimasta che sul letto ne mettiamo due, anche se io gliel'avevo detto, mettilo per uno. Sì, perché la ragazza è adesso da un po' che non lavorava più con noi, era rimasta che all'inizio mettevamo sempre due o tre. Uno su quella di camera sul letto matrimoniale e uno l'altro su quello. Perché all'inizio facevamo così, poi abbiamo capito che anche questa con l'esperienza, dopo l'ospite se ne trova quattro, ne usa anche tre o quattro. Quindi diventa per noi un dispendio perché la lavanderia. Utilizziamoli, poi comunque non è igienico, anche se non lo usassi, ti viene sempre quella sensazione del l'ho toccato, quindi almeno io butto a lavare. Quindi a questo punto noi lasciamo sempre uno. Poi se arrivano in due, lo sistemiamo. Se già al mattino sappiamo che sono in due, li mettiamo per due.
Però per questo comunque la bottiglia deve essere a disposizione, perché come dicevo non puoi andare in garage. Scusi un attimo, arrivo. Vado a casa, aspetta un attimo. Esatto, non va bene. Ah, le chiavi, vabbè, in questa struttura c'è chi copre. La chiave serve la stanza, rimane sempre sulla porta, generalmente all'interno, così dà la sensazione che le stanze comunque siano chiuse. Quindi noi gli facciamo vedere che la chiave è qui e che quando andrà via e farà il checkout potrà andarsene in autonomia, perché ha già fatto tutto il check-in, e lasciare la chiave nella stanza, o sulla porta o sulla scrivania, sul comodino. Questo è un cecchino, poi facciamo la registrazione, facciamo la ricevuta, prendiamo i documenti, se utilizzano il post, vi facciamo vedere anche se la sono. Sì, sì, prendilo. E quindi corriamo. E pagamento quando si fa? Al check-in, sì, sì, al check-in, al momento del check-in loro o hanno già pagato con Booking, quindi se hanno già pagato con Booking noi lo vediamo dal nostro personale, quindi gli diremo vi faccio la ricevuta del vostro pagamento che avete già, ho visto che avete già effettuato con Booking. Se invece devono pagare, facciamo la ricevuta. Se non pagano contanti, noi in questa struttura abbiamo anche il SumUp, che è un POS portatile, ok, che è collegato, ognuno di noi l'ha collegato al proprio telefono, perché la check-in è collegata, ha già le autorizzazioni per poter fare il pagamento, con la carta riusciamo a dargli anche questo servizio, non in tutte, poi vi spiegherà come mai non in tutte. Ci sono diversi tipi di acquisizione di immobili. Quello invece è l'angolino pubblicitario, dove te la spiega lei. Quindi poi quando abbiamo finito, diciamo, tutto, quasi tutto il check-in, vi facciamo vedere che qua ci sono quasi tutte le strutture. Abbiamo l'angolo dove abbiamo appunto delle indicazioni sui posti vicini dove poter mangiare. In alcuni di questi noi abbiamo la convenzione, quindi vi facciamo vedere che se portano il nostro bigliettino e si indicano come nostri ospiti avranno il 10% di sconto, altrimenti c'è la possibilità di comunque chiamare a domicilio, lasciamo sempre qualcosa. Per essere più agevolati. Esatto. Diciamo che possiamo a loro disposizione in qualsiasi momento, quindi li facciamo vedere di nuovo o il mio numero, comunque i numeri della direzione, che sono in struttura anche all'interno delle stanze della bacchetta, ci sono i numeri, li mostriamo, perché adesso qua c'è anche qualche parte il numero appunto di Pietro, dove comunque loro possono chiamare sia la direzione, ma io mi metto comunque a disposizione, quindi loro generalmente se hanno un problema chiamano le ragazze che hanno, così loro si sentono insomma tranquilli. Potresti far vedere che cosa tenete nella cassetta delle... Come diceva Pietro, è all'ingresso, perché è nella zona, diciamo, comune e accessibile a tutti. Ok? Quindi ci sono appunto garze, c'è rotta, alcol, disinfettante. Dobbiamo anche comprare l'acqua. Sì, ma c'è quella. Sì, sì. Okay. In questa struttura. Nello stanzino deve esserci sempre qualcosa di scorta. Nel senso che nel momento in cui finisce deve essere possibile che ci sia. Quando abbiamo fatto la situazione in questa casa, avevamo preso tre motori per tre split diversi con aria condizionata, perché pensavamo se c'è un guasto a uno, almeno gli altri tre funzionano. Peccato che il condominio non era molto contento di vedere il signore della parete. E quindi abbiamo preso i motori che erano già quasi per essere montati, rimballati, riportati indietro a Parma, a Ricomen, e ripreso un altro impianto mono motore fuori. Capita anche quello. Quindi fate molta attenzione quando mettete qualcosa. Il giro turistico. Rientriamo adesso, quindi ci abbiamo tante cose da dire. Sì, okay. Ti è piaciuta? Sì. Sì. Grazie alla sua. Yeah.